Maiale. Sta inchiodate. Prova a spingere il freno. Cosa? C'è l'olio sporchissimo. Papà sta aggiustando la furgo perché è frenata. Niente, adesso abbiamo smontato tutto. Facciamo questa cosa qua. Cambiamo i tubini, cambiamo l'olio. E facciamo la prova di nuovo, dai. Sì. Montiamo tutto, proviamo, vediamo se abbiamo risolto meno così. Tipo, aveva capito male, aveva capito solo i due tubi di sinistra, quindi me ne ha presi due. Uno arriva oggi, che è qua, alla Nissan, l'altro arriva lunedì perché l'hanno chiesto, non so neanche io dove, e quindi arriva lunedì. Quindi fino a lunedì la furgo è ferma. Oggi è il primo giorno di Kalima. Sentite, c'è l'aria molto calda, tipo phon, acceso, e l'orizzonte è annebbiato, diciamo, come se ci fosse un velo sopra al sole che ti permette di vederlo. Non così tanto perché non è ancora così forte, però sta arrivando. Mamma. Dimmi, amore. Giù. Mi coraggio? E dove vado? Per terra? Cosa ti ha preparato stamattina la mamma da colazione? Da dad. Ah, vuoi far vedere la tua maglia? Scusami. Allora, Dread questa mattina indossa la sua maglia della Chiavi, regalata dallo zio e dalla zia. Sì, che io volevo mettere quella degli ACDC. E papà? Ha rotto le balle, stranamente. E cosa c'è? Li continua. Siamo tutti qua in attesa. Non dico niente. Mi avete stufato già oggi. Andate in giro in bici da soli. Fate quello che volete. Gioca con la mamma. Dato che fa il furbo. Ieri sera qua dietro di noi si sono parcheggiati la Kami e Miki. La Kami e Miki. Andiamo a andare dall'altro parco. Vedi, devi seguire tutti i puntini. Bravissimo, vai, continua. Vedi quando ti dicevo questa mattina le linee, no? Stavamo parlando di quello mentre ti facevo la colazione, te lo ricordi? Parlavamo del rombo, del quadrato, della linea spezzata. Questa è una linea curva, perché fa le curve. Qua, la bimba che va... Sì. Prende la matita, è per dirti, vedi? È un autobus fatto a matita. Che bravo che sei. Ti riesce proprio molto bene. Ora c'è una Kalima che è sempre più importante. Vedete dietro di me. Ma sembra... sono affatto, scusate, mi sono appena svegliata. Abbiamo fatto il riposino pomeridiano. Andiamo a vedere cosa sta facendo la Kami. Guardavamo... Oh, siamo venuti a vedere cosa stai facendo. Oggi è il mio primo giorno di Dreamman. Cosa stai facendo? Solo che ho delle domande da fare agli uomini, ma il mio uomo non vuole sentire ragioni oggi. Chiedere a Nicola, dai. Dimmi, qual è il tuo problema? La penna funziona solo praticamente la parte dentro della penna. Per usarla devo solamente usare uno di questi che c'è già dentro. Sì. Non posso cambiarlo. Quindi no. Se tipo questo per esempio è grosso, sì. No? E questo è molto piccolo. Quindi devo cambiare questo. Sì. Però la parte inferiore non mi entra. Prova a tirare via. Sì. Io non so come si chiama. Il mandrino, dai, chiamiamolo così.
Cosa sta facendo? Miki al computer a fare una live, le cose per Twitch. Tra poco mi stacco. Sono stufo marci di sto computer. Noi abbiamo guardato dei film fino adesso, cioè sono così. Ho visto le sardine tirate, ho detto ma faranno una piccola siesta oppure... No, stavamo aspettando l'orario di aperitivo, che dopo portiamo fuori qualcosa, andiamo con i ragazzi un pochino. Ma che la birretta serve, che hai preso ieri. Noi abbiamo esagerato, abbiamo preso del gin tonic noi altri. Quindi abbiamo detto... Aperitivo presseraggio. Ha detto andiamo a fare i violenti dai Regas. Ma pensavi... siete venuti fuori? Perché secondo me questi grossi vanno bene solo sul Grimmer, proprio qua. Su questo. Su questo va bene. Su questo va bene? Sì, sì. Allora, io lo volevo posto. Da prolunga però. No, prolunga non puoi. È portapoglia, cioè, che è angolata. Devo fare tutto. Hai capito qua? Che roba. Qua entrano tutti. Dovresti dire con il tuo uomo? Se volete lo faccio anche io, non c'ho problemi. Solo che è un po' difficile perché bisognerebbe evitarci un dado qua. Ah sì, ho capito. E con il trapano ti allarghi un pochino il buco. E dopo ci va bene. Entro gli altri. Ah, l'altro continua a entrare però non rimane mollo. No. Può essere. Usalo qua, scusa. Sì, no, è che è pesante. Quindi è un po' pesante. Il pollice mi fa un po' male, però. Abbiamo. No. Oh, ma è una figata sto posto. Questo. Ah, proprio boccale, no? Pensavo tipo una caraffa dove farlo grande per tutti. Io sto capendo. No. No. Fare nella bacinella. No, dai. Brutto. Quello ce l'ho. No, sto scherzando. Quello ce l'ho, però non riesco a fare le quantità. Grande. No, niente, dobbiamo farlo nei bicchieri. Sì, nada, vado a vedere. Ce li ho due per voi, a posto. Ah, grazie. Nada. Ah no, fallo te. Dimmi te. Secondo me stop. Vai, negli altri. Vai, vai, più o meno. Occhio, amore, madonna, guarda qua. Mi sembra un terzo, vabbè, a parte che c'è anche la cosa. Ma il ghiaccio. No, vai, dimmi, vai. Dimmi. Secondo te si riesce a fare qua all'aperto l'anzarote e la verniciatura come quella lì che avete fatto? Sì, sì. La bella verniciatura. Noi dobbiamo assolutamente vai. Fare uguale. Mamma, stai ferma! Mi stai facendo un video? Dio madre, se sei fuso. Ho guidati da Aina. Rifatelo. Vai. Cin. Perfetto. Bravo. Tavoline, dove sono? No, adesso andiamo a vedere se le vendono ancora. Allora, siamo rimasti senza salviette, che in camper noi moriamo senza le salviette e senza banane che ci muore Dread. Quindi siamo venuti qua, adesso prenderemo altre 365 miliardi di cose come sempre, però insomma l'idea è quella di prendere solo quello. Ok, dobbiamo ancora entrare a prendere quello per cui siamo entrati e siamo fermi qua in, come si chiama? Macelleria. Stavo dicendo carniceria. Si dimentica le parole, ragazzi. Volevo farvi vedere la situazione qua della Calima, ma purtroppo non si vede granché. Sembra una nebbia, comunque oggi veramente l'aria è irrespirabile. Hola, buenas! Dalla la borsa, la tiene dietro mano, dalla la borsa. E la tiene la borsa.
ancora a palestra, sono stanchissima oggi. Però devo farlo, è la risacca della serata che abbiamo fatto con i ragazzi l'altro giorno, vabbè. E adesso abbiamo girato il camper, ci siamo messi con il camper alla nostra, diciamo, perpendicolare rispetto al mare, mentre di solito siamo paralleli al mare, perché c'è il vento che tira dalla parte opposta, stranamente. Altrimenti con la calima che c'è respiro un sacco di sabbia facendo palestra. Poi qua ci sono i ragazzi che stanno tagliando la legna in vista, non so, di questa sera o domani, non lo so, che faremo un focherello e niente, faccio palestra. Anche il motor detector piccolino, bella. Allora ragazzi, sto lavorando su una cosa, perché ovviamente, lo ribadisco sempre, uno, faccio due passi indietro, pensa sempre che dietro i video non ci sia assolutamente niente, cioè magari il più di voi si sta immaginando semplicemente una persona che fa dei video come fate voi nel, non lo so, in momenti di famiglia, cose del genere, poi non lo so come si pensi. Quando non ci si è dentro, che vengano attaccati, collegati, eccetera. Però chiunque si sia cimentato una volta nel creare dei contenuti può capire che ci sono veramente delle ore dietro, insomma, a dei video. Poi ovviamente ti automatizzi un attimino di più e la cosa si fa un pochino più facile, insomma. Però sostanzialmente quelle 2 o 3 ore, ecco, per mettere insieme i video, senza contare il momento stesso in cui si fanno, ci si mette, insomma, del tempo, anche perché dopo un po' diventa non immortalare, sapete, un momento dove ci mettiamo tutti d'accordo per farci un video, quanto piuttosto rendere la cosa più naturale possibile, quindi pensare all'inquadratura piuttosto che il momento, piuttosto che è, anche quello comunque prende un certo spazio, ecco, del nostro tempo. Comunque sostanzialmente oggi sto lavorando su un problemino, insomma, che ho con il canale, ossia ci siete in tantissimi che ci seguite, però abbiamo pochissimi iscritti, e da questo punto di vista ve l'ho detto forse 3-4 volte in qualche video, potete far piano. YouTube consiste, cioè lavora, si basa su un algoritmo in base al quale, che ne so, se il mio numero di persone che mi seguono non cresce, mi penalizza e non mi mette tra i video consigliati, affinché anche persone che non ci hanno mai visto possano vederci. Pertanto io, che prendo YouTube anche come un investimento, come un altro, perché io investo il mio tempo in questa cosa, e comunque a livello economico, anche se minimamente qualcosa mi sta dando, quindi lo vedo come un lavoro, come un altro, insomma, abbinato ovviamente agli altri progetti, ok, che esulano dal mondo di internet, sto lavorando per ovviare a questa problematica relativa com'è che si chiamano? Agli iscritti, insomma, al canale, per far crescere gli iscritti al nostro canale. Quindi oggi sto lavorando, no, non c'entra niente con i racconti di ieri, alla pubblicità di me stessa, alla pubblicità di noi stessi sostanzialmente. Quindi ho pensato una cosa di questo tipo, coinvolgendo anche voi e le persone più affiatate. Creerò praticamente un video, che funge da trailer, da pubblicità proprio, vera e propria, un video breve che in teoria dovrebbe convincere le persone che non ci conoscono a dare un'occhiata, così come lo si fa per i trailer rispetto ai film, no? E quindi avrò bisogno di voi. Metterò in palio qualcosa che ancora non vi dico di cosa si tratta, perché ovviamente voglio anche premiare in base a questo aiuto che mi date, e quindi niente. Lavoro a questa pubblicità e appena sarà pronto il video semplicemente vi chiederò di pubblicizzarlo più non posso. In questa maniera avete accesso a questo concorso, chiamiamolo così, in cui metterò in palio un premio, insomma. Quindi continuo a lavorare. Quindi
stasera? Mangiamo il bollito. Pesce! Ti sembra pesce? Papà ti mette anche il cilantro. Che è il coriandolo. Che è il coriandolo. E mamma no. Basta Dread. E Dread neanche. Buon appetito. Questa mattina è l'ora, è il giorno fatidico, stiamo andando ora a prendere il pezzo di ricambio per la furgo, sperando che sia arrivato tutto. Prima andiamo a fare lavatrici, che siamo immersi nei panni qua dentro, quindi lavatrice, poi caffè, poi andiamo a prendere fuori i panni dalla lavatrice, giusto? Li mettiamo dentro l'asciugatrice. E partiamo per il pezzo di ricambio. Torniamo indietro. Andiamo a prendere il panni. Piano perfetto. E siamo qua da Pablo alla Toscana. Adesso aspettiamo il caffè. Pioveva, mi sono messa il giubbino. Infatti oggi c'è veramente brutto fuori. Abbiamo già messo i panni dentro la lavatrice, dopo andiamo a prenderli. Vai, tre! Uno, due, quattro! Uno, due, quattro, perfetto! Aspetta, occhio! Corri, 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 corri. Andiamo a spendere altri due soldini. Pensavo di spendere molto di più di olio. Quanto abbiamo speso? 3 euro l'uno. Beh dai. Ho preso anche uno in più. E tu, mamma. Lecce! 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 C'è quello lì, Dread. Facciamo l'unboxing. Lecce! Cosa hai preso? Lecce allora? Per i freni. Ha no. Detto lui quanto te ne serviva? Che ne hai preso? 2 litri, mi ha detto Bonfa, ne ho preso 2,5 litri per sicurezza. Ah, ok. Perché allora, che tornare. Hai preso quindi tutti i tubi, ora abbiamo tutti i tubini nuovi. Tutti i tubini nuovi. Io voglio abbiamo... che giochi, mamma. No, intanto io e Dread stavamo giocando. Vuole giocare ancora? Sì, arrivo. Quanto hai speso, amore? Che devo segnarlo? C'è la fattura dentro. Oh, eccola. 93, 94. Ah, però 91. 91. Ah, ce ne ha fatti due. Io sto cercando di far tutto con una mano. Allora, 91 e 16 più 2 è 92, sì. Che? Alle 11:45. È lunedì? Pensavo chiedessero le 2 almeno. Andiamo a vedere se ci sono là dietro, che magari stanno facendo un intervento o qualcosa. Tu? No dai, mica inzuccare il camper. Ma anche i panni piegati e messi via. Ora decidiamo cosa fare, più che altro perché dietro al furgone con la pioggia non ci metteremo, immagino. No, tutto bagnato per terra, non c'è mica voglia di mettermi per terra, va. No, penso c'è anche che è proprio... con due gocce, no? Oh, eh sì, Che dici? Proviamo. Guarda, ti preparo questo grande, ok? Mamma mia, guardate l'orizzonte, vedete che non si vede niente? È come se ci fosse ancora tantissima nebbia. Infatti mentre Dread e Nicola giocano, io sto facendo i video e tra un po' ce ne andiamo a letto e ci guardiamo... Harry Potter! Sì, ho qualcosa perché veramente oggi giornata pessima, pessima, non si riesce a fare niente, io ho sempre problemi con le otiti, quindi meglio non andare fuori, quindi niente,
camperino anche oggi. Abbiamo fatto una torre grandissima, molto grandissima. Totem! Mamma mia, ma come è attaccato sopra, no, vero? Oh! 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 Che fa come la torre di Pisa, che si muove? Si muove la torre di Pisa? Sì. Oh! No, non lo so. Mi sembra di sì. Oh! Oh! Sta cadendo! Madonna, ma l'avete fatta solida, eh? È ammortizzata, vero? Vedi che c'è tutti da una parte e dall'altra. Non cadrà mai questa. Questa mattina sfrutto l'aspetto positivo della mascherina perché c'ho un brutto brufolo. Ciao amore! Amici, gli hanno portato il cucchiaio, no, la forchetta e il coltello da bimbi. Questo è il segno di maturità.